Buongiorno, buongiorno, buona brava gente, buona festa dell'Immacolata, anche se piove, però oggi è una festa straordinaria. Buongiorno brava gente, facciamo anche gli auguri a tutti coloro che si chiamano Immacolata, Maria Immacolata, so che siete in tante. Qui piovicica stamattina e andremo subito in basilica. Buongiorno brava gente, buongiorno, buona festa dell'Immacolata. E vi porto stamattina davanti alla statua che qui è custodita nella basilica di San Francesco dell'Immacolata, dove pensate grandi santi hanno pregato. San Giuseppe da Copertino, che andava in estasi davanti a questa statua, San Massimiliano Kolbe, il devoto di Maria per eccellenza, e dove tanti di noi diciamo le nostre Ave Marie. Il nostro Maria, stacci vicino, tu che sei madre. Buongiorno brava gente, buongiorno, buona festa dell'Immacolata. Cammino un po' perché qui sta piovendo. Ecco, vi faccio vedere il presepe che inaugureremo stasera qui su questa facciata, poi ci daremo appuntamento alle 18:25 stasera. Ecco qua, io vado subito giù che qui piove, mentre ascoltiamo, vorrei che tutti insieme potessimo ascoltare il Tota Pulcra composto da uno dei più grandi francescani, figlio di questa comunità, padre Domenico Stella. Ecco, qui piove. Devo stare attento, sennò qua si rischia anche di cascare, di cadere per le scale. Ecco qui. La presunzione del giornalista. Ecco, vediamo un po' che succede. Qui stavo mettendo il canto, ma a volte non so bravo, Vediamo se ci riusciamo. Forse ci siamo. Ecco, ci facciamo accompagnare da questo canto mentre ci accingiamo ad ascoltare il Vangelo di oggi. Eccoci qua, io e il Tota Pulcra. Vi porto, ecco, salutiamo San Francesco, gli diciamo grazie Francesco, tu che ci hai insegnato a pregare Maria, grazie Francesco, tu che ti sei rivolta a lei nei momenti più importanti della tua vita, aiutaci a guardare lei, a farla intercedere per ciascuno di noi. Ecco, pensate, davanti a questa statua dell'Immacolata con le mani al cuore, San Francesco, San Giuseppe da Copertino andava in estasi, San Massimiliano Kolbe vi ha pregato, e quanti santi frati, quanti pellegrini. Vangelo di oggi allora. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Maria in una città della Galilea chiamata Nazareth,
ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo? Perché non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Eccoci qui, cari amici. Abbiamo ascoltato una delle pagine più celebri del Vangelo, il sì di Maria. Gli esegeti si fanno notare come i Vangeli si aprono con un uomo e una donna in ascolto. L'uomo è Giovanni Battista, in ascolto della parola che invita a preparare la strada. La donna in ascolto è Maria. Ecco, questa è la prima grande dimensione. Io vorrei che noi potessimo cogliere questa dimensione dell'ascolto attraverso l'annunciazione. Questo Vangelo che abbiamo ascoltato è affrescato sulla parete di questa basilica, vedete? Eccola lì di fronte a noi. L'arcangelo Gabriele e Maria. E Maria è sempre tratteggiata, affrescata, non solo con un abito blu che indica l'umanità e la divinità che si incontrano, ma anche con accanto, vedete, riuscite a coglierlo, a vedere il leggio con la parola, cioè donna in ascolto. Oppure anche a volte donna operosa. Noi sappiamo, l'abbiamo detto anche altre volte, che Maria era colei che stava cucendo l'abito di Gesù, la famosa tunica di Gesù. Quindi una donna in ascolto, una donna operosa. Credo che queste siano due grandi virtù che noi possiamo chiedere affinché il Signore ci parli mentre lo ascoltiamo, ci parli mentre operiamo il bene. Ed è interessante cogliere questo aspetto. Mentre operiamo un vestito, cioè noi vogliamo, non siamo coloro che denudano gli altri, ma siamo gli uomini, le donne che vogliono vestire gli altri, vogliono difendere gli altri, vogliono coprire gli altri. E poi c'è quel verde che fa da fondo alla parete della casa di Maria, che è la speranza dell'umanità. Cioè in quella casa, in quella dimora, c'è la speranza di tutta l'umanità. Ecco perché qui Giotto, ecco, ha affrescato di verde. Ed è bello constatare come questa storia avviene in una terra ai margini della Palestina, in un villaggio insignificante, in una casa semplice e sconosciuta, in una famiglia quotidiana. Si realizza che cosa? Il mistero è dell'umanizzazione di Dio. Dio si fa uomo in una terra insignificante, ai margini della Palestina, in un villaggio insignificante, in una casa semplice e sconosciuta. Ecco, Dio vuole operare lì il miracolo del rendersi e rivelarsi come uomo. E credo che a volte dobbiamo davvero guardare alla nostra vita. A volte la sentiamo insignificante, a volte la sentiamo esclusa, a volte la sentiamo emarginata. Bene, rallegrati.
perché lì Dio vuole operare grandi cose. Lì Dio vuole operare grandi cose. L'altro aspetto è che Gesù, lo chiamerai Gesù. Cosa significa lo chiamerai Gesù? Perché Dio vuol far sentire la sua presenza. Il nome di Gesù che qui viene rivelato è un uomo che salva, il Signore salva, ma anche l'Emmanuele, il Dio con noi, non solo ci salva, ci vuole salvare, ma vuole stare anche con noi. Allora voi capite, questa festa spalanca davvero le strade e ci fa gustare l'Avvento e il Natale. Il Signore salva, il Signore è con noi. L'altro aspetto che condivido alla luce di questo Vangelo, l'abbiamo condiviso anche in questi tre giorni, Salve o Maria, Caire Maria, piena di grazia, Maria, i nomi che noi abbiamo visto scritto sulla parete di questa prima segnato su queste pareti di casa nel villaggio di Nazareth, sono semplicemente straordinarie, perché ci dicono di pellegrini che sono voluti andare in un luogo e renderlo luogo di culto. E questo è bellissimo. Ma a noi che cosa ci chiede? A noi ci chiede, è bello perché vedi, il Vangelo dice, vedi Elisabetta nella sua vecchiaia, niente è impossibile. Vedete, questa è la speranza del cristiano. Che noi sappiamo che Dio agisce nelle nostre storie. Ma ci chiede il nostro amen. E qual è il nostro amen a questo Vangelo? Guardate, non solo Maria è la che caritomene, la piena di grazia, ma anche la donna è piena dell'agire umano. Vedi, è bellissimo, quando Dio entra nelle storie nostre, nelle nostre vite, quando il Vangelo non diventa un libro, ma diventa carne della nostra vita, pagina della nostra vita, allora noi è come se aprissimo gli occhi sulla realtà. Vedi? Vedi? Cioè, guarda gli altri, non stare centrato su te stesso, apriti alle cose circostanti, che poi è lo sguardo di San Francesco, no? Con il cantico delle creature, cioè un uomo che si apre agli altri. Guarda, io stamattina guardando in giro mi sono accorto che proprio qui davanti alla basilica c'è un piccolo campanile, guardate, lo vedete là sopra? Guardando questo scorcio di Assisi, a me viene in mente gli scorci dei nostri paesini, semplici, belli, ricchi di umanità, capaci di affacciarci alla finestra, cioè di guardare quello che accade agli altri per stargli accanto, nella gioia e nel dolore. E questo è il nostro sì, e questo è il nostro amen. E io vi invito davvero a vivere questo amen. Quando diciamo sì a Dio, noi abbiamo detto sì all'umanità, ad un'umanità bella. Mi piaceva questo commento che ho condiviso con voi, e cioè che nel sì abbiamo l'umanizzazione di Dio. Vi ricordate la frase che abbiamo detto anche ieri? Il magistero umano è la rivelazione divina. Il magistero umano è la rivelazione divina. E allora anche noi oggi diciamo anche noi diciamo il nostro sì, un nostro sì che lo scopriremo vivendo. Bene, allora ci facciamo gli auguri di una buona festa dell'Immacolata. Ho detto all'inizio gli auguri a tutti coloro che si chiamano Immacolata oggi, ed è bello che siamo stati insieme in chiesa a salutare Cesco e a pregare Maria. È una giornata molto uggiosa e vorrei dire, oh Maria, donaci la forza di dire anche noi sì.
donaci la forza di essere in ascolto di te, donaci la forza di agire, donaci la forza di sorridere alla vita, di essere persone che si prendono cura della vita. E vorrei pregare anche per tutte quelle mamme che non possono avere un figlio, tutte quelle donne che non possono avere un figlio, per tutte quelle mamme che hanno i figli lontani e vorrebbero abbracciarli, per tutte quelle situazioni dei figli che non parlano alle mamme, affinché il Signore intervenga con la sua forza e apra mente e cuore. Se possiamo, facciamoci mediatori di bene. Se conosciamo delle situazioni, interveniamo in questo giorno forte dedicato all'Immacolata. Sono convinto che il miracolo accadrà. E a te, Maria, affidiamo tutto questo. E ora allora andiamo agli auguri, andiamo agli auguri. Mentre cerchiamo di portarci sopra, con questa pioggerella che veramente è fortina stamattina, mi copro. Allora, intanto faccio gli auguri a tutti che si chiamano Immacolata, alla mamma di Antonio, che oggi festeggia l'onomastico, Antonio Francese, ogni bene, Immacolata, una preghiera per noi. Poi a Nadia Pizzardi, che chiede una preghiera perché domani affronta un'operazione, il marito. Coraggio, 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 vedete che è andato tutto bene. Ancora Stella Centonze, ho pronunciato bene, che ieri ha compiuto 70 anni, mi raccomando allora, mi raccomando, ogni bene, ogni bene forti, vedete che vi sostenga, vi sostiene, ma voi non sapete che cosa sta, si è vento. Ancora Carmine Boccella, compie 47 anni, è un pensiero anche a tua moglie, Blandina, e le figlie Maria Pia ed Elisabetta. Elisabetta, San Francesco vi sostenga. Ancora Concetta Iaccarino, oggi 40 anni di matrimonio, festeggiati il 5 dicembre. È una preghiera, buongiorno, buongiorno, brave sorelle, per il nipotino che nasce a maggio. Coraggio, andrà tutto bene, vedrete. Eccoci qua, qui non vi dico che tempaccio che è stamattina, speriamo che oggi andrà tutto bene. Eccoci qua. E voilà. E voilà. Vi porto dentro. Ai ai ai. E non riesco a leggere, perdonatemi, ma eccoci qua. Ai ai ai. I ragazzi arriveranno oggi. Ai ai ai. Vedete? Eccoci qua. Guardate com'è. Com'è nuvoloso. Eccoci qua. Perdonatemi, ma eccoci qua, voilà. Come state? Fa freddino e pioviccia. Sono tutto bagnato, mannaggia. E voilà, mannaggia. Allora, ancora, abbiamo detto Carmine Boccella, sì, l'abbiamo salutato, Concetta Iaccarino, l'abbiamo detto, Andrea ed Elisabetta hanno festeggiato 36 anni di matrimonio, sicuramente a voi la benedizione, ogni bene, e benedica anche i vostri figli, Michele e Donato, e rafforzate sempre i vincoli familiari, siate testimoni di questo amore di Dio che è straordinario. E mi raccomando, avanti, coraggio, Poi Cristina Coppolino, il compleanno per Fabio, che oggi fa 42 anni, è una preghiera speciale, coraggio per la salute, mi raccomando, vedrete che andrà tutto bene, e il Signore, poi la nostra preghiera fa miracoli. Sto scoprendo che mi state dicendo davvero che questa preghiera che viviamo insieme è foriera di tanto bene nelle vostre famiglie, nei vostri rapporti, nelle vostre case, avanti. Rossanna Gendusa, gli auguri per la figlia Alessandra Maria Chiara, che compie 34 anni, e anche per la madrina Concetta Immacolata, che oggi fa l'onomastico, ogni bene.
Marina Romano, gli auguri per la mamma Gina, che ho 79 anni, Gina, avanti, forti, e a tutti quanti, davvero ogni bene. Nadia Camilletti, per Maria Luisa Sabatini, che oggi compie 63 anni ed è anche il suo onomastico, allora ogni bene. Questo Vangelo che vi nutre, che vi sostiene. Ci siamo, Nadia Camilletti. Simona Lisi, auguri alla mamma Anna che ieri ha compiuto gli anni, giusto? Però mi pare che non mi è scritto l'età, ma non lo vogliamo sapere. Ogni bene, per tua mamma e anche per te. Coraggio, forte. Eva Massimo Troisi, auguri di buon compleanno a una loro amica, ad una amica Monia Monesi. Il giorno 8 dicembre, vive a Bologna, ed è bello il valore dell'amicizia, coraggio. Eva e Massimo Troisi di Albano Laziale, avanti. Barbara, Armando e Filippo, auguri di buon compleanno a Maria, che oggi, da parte di tutti voi, il compleanno è una bella festa. E poi il dono della vita è qualcosa di straordinario. Milena Vincenti, la sorella Maria, una sorella speciale che voglio tanto bene. Ah, che bello sentire quando sorelle e fratelli si vogliono bene. Giuseppe Guidotto, auguri per il padre che oggi compie 95 anni. Allora, mi raccomando, forte. Vediamo, sì, ci siamo, ci siamo. Avanti, forte, 95 anni, sono tanti, auguri, ogni bene. Poi Ines Piras, l'anniversario di matrimonio, sposati dal 1977, con due bravi figli. È bello quando dite dei figli educati, è stupendo, coraggio. Antonella Sansaviero chiede gli auguri per Pasquale, per il papà Pasquale, 73 anni insieme alla stessa Antonella, alla mamma Lina, ai fratelli, di Antonella, Giusi ed Ernesto. Coraggio allora, forti, forti. Maria Bernadetta Cecchin, oggi è il suo compleanno, il marito, è una preghiera anche per il marito di 74 anni, siete sposati da 28. Che bello, queste testimonianze che vi volete bene, dei matrimoni, della fedeltà, dei sacrifici che avete vissuto tutti quanti, avanti. Olimpia Cillo, abbiamo finito, gli auguri per la nipote Greta che compie 6 anni. Greta, un abbraccione, San Francesco ti dà un bacione forte. E poi Maria Grazia Gelici, oggi è il suo compleanno, 61 anni, sicuramente, anche per tutta la vostra famiglia. Rosita Minardi, auguri per la mamma, festeggia il compleanno più onomastico. E avanti allora, forte, forti, San Francesco vi sostenga. Adesso solo una cosa vorrei dire, forse la dovevo dire all'inizio, ma i francescani sono stati i difensori acerrimi, forti dell'Immacolata, del dogma dell'Immacolata che hanno sottoposto al Papa. E sapete qual è la frase che portò diciamo, al dogma dell'Immacolata? Ed è questa, bellissima. Potuit plane et voluit, si igitur voluit fecit. Praticamente poté, lo volle e lo fece, ed era conveniente. Bellissimo questa frase dei francescani. I figli di San Francesco hanno difeso molto il dogma dell'Immacolata, prendendo proprio da spunto dalla vita di San Francesco, devotissimo a Maria. E allora, buona giornata, vi lascio con questo panorama un po' uggioso, ma il sole in questi giorni siamo noi. Buona giornata, brava gente.